4, De Grote con il numero 5, Verkauteren numero 6, Fluitens con il numero 7, Hopkins numero 8, Geert numero 9, Olsen numero 10 e Frille numero 11. La Juventus è scesa in campo in completa tenuta azzurra, sono in completa tenuta bianca i giocatori di casa. Gran tifo naturalmente da parte dell'Anderlecht, ma la rappresentativa italiana è ben nutrita, oltre ai charter che hanno portato a Bruxelles i tifosi torinesi. Ovviamente hanno sposato i colori bianconeri tutti gli italiani residenti in Belgio. A dirigere la partita è stato chiamato un arbitro inglese, è il signor White. Sono presenti circa 35.000 spettatori, quanti ne può contenere lo stadio di Anderlecht, che è un sobborgo al sud-ovest di Bruxelles. Ecco, scorso, la formazione che è apparsa adesso in diapositiva sul teleschermo è quella che vi ho annunciato. Batte il calcio d'inizio la Juventus, che è schierata alla destra dei nostri teleschermi, vi ripeto, in completa tenuta azzurra. Capitano della Juventus è Furino. E prima dell'inizio c'è un minuto di silenzio per la morte del nazionale belga Puig. È scomparso ieri, lo ricorderete in numerosi incontri internazionali, ha indossato 38 volte la maglia della nazionale belga. Ecco, tutto è pronto, è iniziato. Marocchino che porta la palla nella metà campo avversaria, è anticipato da De Greef che fa toccare la prima palla al suo portiere Munarón. Lozano è lo spagnolo che gioca nelle file dell'Anderlecht. La situazione degli stranieri in Belgio è stranissima. Dopo 5 anni che partecipano al campionato belga, gli stranieri diventano in soprannumero e in base a questa legge c'è Lozano spagnolo in squadra, Hopkins olandese, Olsen e Larsen due danesi, in panchina c'è un islandese. In avanti e che è stato messo in calcio d'angolo da Brio, è il primo tiro dalla bandierina della partita e in favore dell'Anderlecht al secondo minuto. Bonini mette fuori area, tiro prontissimo da parte di Hopkins, tiro centrale parato da Zoff senza preoccupazioni. Ora la palla Dirtis, poi la ribattuta in avanti Olsen che gioca libero, mentre
e ancora De Groot che lancia in avanti. Hoskins ha commesso fallo Brio. È il primo calcio di punizione della partita in favore dell'Anderlecht, sembra incaricato del tiro Lozano, tiro di Lozano, parata di Zoff. Servizio in avanti per Marocchino che difende bene la palla. Poi c'è un intervento irregolare di Furino ai danni di Kluitens. Altro calcio di punizione, già battuto Kluitens in avanti, contrastato prima da Marocchino, poi da Cabrini, poi da Furino. Ancora Marocchino che va a terra su intervento di Hoskins. Calcio di punizione in favore della Juventus. Sono delicatissimi questi minuti iniziali. Sbaglia l'appoggio Olsen, ma rincorre la palla Broos. C'è sempre De Groot da quella zona sinistra del campo, questi è Hoskins. Il lancio di Lozano e il colpo di testa di Gentile. Il rilancio di Cabrini, stop di Marocchino, Bonini, Virdis, lungo il passaggio di ritorno a Bonini, su tutti anticipa Kluitens, che ha già scambiato con Munaron. Olsen è il libero, Lozano, grande lavoratore del centrocampo, e lo spagnolo che gioca nelle file dell'Anderlecht. De Groot. Il lancio in aria era per Brille. Dopo il faro laterale, la rimessa in gioco di Cabrini. Sono passati 5 minuti. Ecco il servizio per Bredi. Indietro a Furino. Bredi. Furino. E faro laterale quando raccoglie la palla Bredi. Per la rimessa in gioco Kluitens. Brille cerca di allungarsi la palla, era contrastato da Brio, la palla va sul fondo, rimessa in gioco per Scirea da parte di Zoff. Cabrini, Bredi, Brio, Bonini, Marocchino. Cross di Marocchino, colpo di testa di Verkauteren, è fuori, dice il guardalinee prima che raccolga la palla Marocchino, quindi rimessa in gioco da parte della difesa belga. Ci sono dei tecnici belgi ad armeggiare qui attorno alla mia posizione. È probabile che qualche cosa non funzioni, mi auguro che possiate ascoltare bene la telecronaca che vi giunge dallo stadio di Anderlecht. Va in contropiede Hoskins, quindi riparte Virdis, Cabrini, Bredi, pressing spietato da parte dei belgi, circondato da tre uomini. Bredi ha servito indietro Scirea e questi Zoff. Tardelli, Bonini, Virdis, fallo su Virdis, l'ha commesso Broos, calcio di punizione in favore della Juventus.
mi hanno fatto cambiare il microfono proprio al momento del bel tiro di Marocchino, centrale parato da Munaron. È il settimo minuto del primo tempo. Fallo di Brevi ai danni di Kluitens. Battuta la punizione da Broz. Olsen. Lozano. Un bel colpo di testa di Greg Ertz, che Zoff, avete visto, accompagna sopra la traversa. Il colpo di testa è stato di Gert ed è il secondo calcio d'angolo in favore dell'Anderlecht. Dalla bandierina Hopkins, colpo di testa di Furino che allontana, manca Brevi e quindi è fallo laterale per la rimessa in gioco di Kluitens a Broz, che lascia ad Olsen. Gertz, pallone a seguire in area, Brille è fuori tempo, Gentile se ne accorge e lascia la palla sul fondo. Sono passati 9 minuti di quelli che la Juventus doveva temere maggiormente in questa partita. Non ci sono stati episodi determinanti. Si può dire che la Juventus ha preso discretamente le contromisure, perlomeno per questa fase iniziale della gara. Ha battuto la punizione Furino. C'è Brevi sulla sinistra. Su Brevi commette ancora fallo Hopkins. L'arbitro, vi ripeto, è inglese. Fischia il calcio di punizione che si prepara a battere Cabrini. Brevi. Ed è gol! Ha segnato Brio, ma l'arbitro annulla, rivediamo, annullato per fuorigioco, mi è parsa regolarissima la posizione di Brio, vediamo, guardate da dove arriva Brio, dietro a tutti, quindi era regolarissimo il gol. Gol di Brio, annullato per fuorigioco che possiamo dire inesistente. Brio è partito da posizione regolarissima sul cross di Brevi, peccato. Al decimo minuto la Juventus, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Cabrini, appoggiato su Brevi, aveva segnato con Brio di testa, annullato il gol per un fuorigioco di Brio inesistente. Ed ecco lanciato adesso Marocchino, che resiste ad una prima carica, entra in area. Cabrini, cross di Cabrini, passa via Broz in palo laterale. Marocchino, Cabrini, Brevi, Olsen di testa, Kluitens di testa, riprende Cabrini, ancora Kluitens, Gerd. Intervento di Brio che stava recuperando, si scontra con Cabrini, il fallo laterale ha segnato ai belgi, la rimessa in gioco è stata di Kluitens che ha scambiato con Hopkins, poi su Verkouteren c'è un intervento di Scirea,
Ecco ancora un cross in aria, il colpo di testa di Brio. Tardelli, Furino. Nella metà campo belga, dove in questo momento non c'è nessun giocatore della Juventus. De Groot, Lozano. Fermato Verkauteren, Bredi, Bonini. Il lancio su Virdis, ferma la palla De Greef. Kluitens. Riesce a effettuare un cross, alza la palla Verkauteren, contrastato da Bonini, e la palla va sul fondo. Peccato, in queste competizioni, come sapete, i gol in trasferta valgono oro. La Juventus ne aveva segnato uno buonissimo, annullato inspiegabilmente dall'arbitro. Sul lungo cross il colpo di testa di Gentile mette fuori. Hofkens, ancora un colpo di testa di Furino a ribattere il cross di Kluitens. C'è un calcio di punizione, Bredi ha spinto alle spalle Hofkens. Lo batte Kluitens. Colpo di testa di Goertz, poi ha liberato Tardelli, anticipando una possibilità di tiro abbastanza pericolosa da parte di Brille. Fallo di Bonini ai danni di Verkauteren. Ancora un calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. È il quarto d'ora del primo tempo. Sulla palla Lozano. È Tardelli che ha spazzato di testa l'area. Riprende Verkauteren, ribatte la palla su Bonini. E su Bonini mette fuori Verkauteren. Questo lancio è di Scirea. Il colpo di testa di De Greef. Aggancia Furino. Fallo di Che, fallo di Brio, e viene ammonito Brio. Goertz, approfittando della sua stazza, aveva commesso un fallo su Furino, intervenendo però con la spalla. L'arbitro non lo ha fischiato e allora Brio è intervenuto su Goertz, mettendolo giù e subendo la prima ammonizione della partita. È il 16° minuto del primo tempo, il punteggio è 0-0. Riavviato il gioco da Lozano a Verkauteren, il cui lungo cross è parato da Zoff. Intanto vediamo che fa scintille il duello fra Brio e Goertz, entrambi molto prestanti. Si affrontano più di forza che di tecnica, e Brio deve stare attenti, sapete che dopo un quarto d'ora è stato già ammonito. Hofkens, ci sono ancora i tecnici belgi qui che armeggiano intorno al mio microfono e a tutta l'apparecchiatura, dovrebbero esserci dei problemi. Lozano, Hofkens,
colpo di testa di Scirea, Marocchino è fuori, ha conquistato un difficile pallone Marocchino, ma l'ha portato fuori campo, la rimessa in gioco di Broos, il libero Olsen, Lozano caricato da Bonini ma mantiene la palla, giustamente l'arbitro non fischia, Ofkens, cross lungo, ecco inquadrato Ofkens che ha effettuato questo lungo cross, Zoff verso Scirea, Caprini gioca su Kluitens che è estremamente arretrato, Marocchino servito da Predi, a prima vista il treno di gioco sembra perfetto ma ha piovuto incessantemente nei giorni scorsi e anche nella nottata a Bruxelles, quindi è molto allentato, si vedono delle zolle addirittura volar via al momento degli stop dei giocatori, ha messo al lato Brio, ancora era un servizio per Geertz, si gioca in una serata senza vento, è soltanto un po' freddina, il termometro è fermo sui 6 gradi sopra lo zero, questo servizio di Olsen verso Geertz, ancora in lotta con Brio, indietro verso Kluitens che arriva dalle retrovie, il suo cross sbatte su Caprini, è fuori, rimessa in gioco di Kluitens, ancora su Geertz, libera Brio ma il rinvio è preso da Ofkens, Verkauteren ha ribattuto Bonini, ora in possesso della palla Furino, il servizio è per Marocchino spostato a destra, scatta Marocchino, su di lui c'è De Greef, fallo di De Greef su Marocchino, punizione in favore della Juventus, è 0-0, sono passati 20 minuti, Predi, ancora Predi sul cross, il colpo di testa ancora di De Greef, Gentile non può far altro che tirare perché tutti i giocatori dell'Anderlecht scattavano in avanti e quindi per evitare possibili fuorigiochi anche da posizione molto distante, Gentile ha tirato senza esitazione, la palla è passata a parabola di pochissimo alta sopra la traversa e Munaron, il portiere belga, era piuttosto avanzato. Di Caprini rilancia, un colpo di testa di Marocchino, ancora Marocchino che lotta, va a terra Predi, è in fuorigioco Virtis, la squadra belga applica scrupolosamente la tattica del fuorigioco, ne abbiamo visto già due esempi, adesso è stato pescato Virtis in posizioni irregolate, Kluitens, Lozano, Kluitens riesce a effettuare il cross, Furino lo arresta ma è in calcio d'angolo, terzo tiro dalla bandierina in favore dei belgi ed è il 21esimo minuto del primo tempo, punteggio 0-0, dalla bandierina Verkauteren, di testa di De Greef, ha battuto sul corpo, forse anche sul braccio di Furino, mi è sembrato chiaramente involontario, imposta l'azione De Groot, la prosegue adesso Lozano, c'è un fallo di Tardelli su Lozano, al calcio di punizione per Kauteren, è un nazionale belga così come
Gluitens. Ribatte la barriera con Tardelli. Virbis, Predi, passaggio indietro. Rischiosissimo il passaggio indietro di Predi, che poteva mettere in azione Goertz alle spalle della nostra difesa. Curino è andato in suo aiuto, Tardelli, rilancio di Scirea, Predi, Caprini, Marocchino, fermato da Olsen, ma arriva anche Caprini, rimpallo fra i due, palla nell'area di rigore belga, ma non giocabile da nessun atleta della Juventus. E sono 23 minuti del primo tempo. 0-0, c'è una leggera propensione offensiva maggiore da parte dell'Anderlecht, ma la Juventus ha preso delle contromisure che fino a questo momento appaiono efficaci. De Groot, Lozano, c'è un fallo di Furino su Lozano, calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. Il 24esimo minuto del primo tempo, ancora Verkauteren, come tutti questi tiri da fermo, no, sembra prendere la rincorsa Lozano, tiro, parata di Zoff, la palla gli sfugge e calcio d'angolo. Questa volta dalla bandierina a Lozano. Portato in vantaggio l'Anderlecht sul calcio d'angolo, 25esimo minuto del primo tempo. Rivediamo, guardate l'ottimo stacco di testa di Goertz fra due juventini che sono Curino e Brio. Anderlecht 1, Juventus 0, sul calcio d'angolo ha segnato Goertz. Fuori gioco di Marocchino. Lozano. Fermato da Bonini. Prontissimo passaggio indietro di De Groot. De Groot, Lozano, ecco che sbuca sempre dalla destra Gluitens, che parte da lontanissimo, atteso in zona da Caprini. Sul suo cross è scivolato Brille. Tardelli, deviazione di Verkauteren, in fallo laterale. Tardelli, Marocchino, rovesciata per Bonini, fermato da Olsen il tentativo di Predi, il palo laterale di Tardelli, Virdis, rilancio in avanti Furino, ma tutti i giocatori juventini stavano tornando indietro applicando la tattica del fuorigioco che vedete dalla panchina belga, si sta raccomandando per frenare il contropiede juventino. Riconquista un bel pallone Marocchino, lo porta in avanti Furino, che viene messo a terra da Brille. Calcio di punizione già battuto dalla Juventus su Predi, che perde la palla.
La riconquista Furino, ribatte Scirea. Certo, la partita è cambiata dopo il gol di Brio, che la Juventus aveva iniziato nella fase di avvio. Gol annullato per un fuorigioco inesistente. Adesso è un buon momento per l'Anderlecht. Luitens, cambio con Lozano, Geurt, tiro fuori. Pericolosissimo questo Geurt, questo massiccio centroavanti, sul quale Brio ha impostato un duello di forza, ma che forza contro forza sembra spendere a favore del belga. È andato a terra Luitens, su intervento di Bredi, la punizione però non è stata fischiata, rimessa in gioco di Cabrini su Marocchino. Bonini, cambio con Cabrini che gli ritorna la palla un po' troppo lateralmente, imprendibile per Bonini. Palo laterale per i belgi con rimessa in gioco di Broos a favore del portiere Munaros. Per Kauteren, Lozano, De Greef, De Groote. Grande parata di Tocque sul tiro ravvicinato di Verkauteren. Contropiede della Juventus, Marocchino, Pirtis, è fuori, peccato, da una grande parata di Zoff, un contropiede che porta Pirtis a un tiro in diagonale che va fuori di poco. Sarebbe bello poter rivedere la splendida parata di Zoff sul tiro di Verkauteren, da non più di 3-4 metri. Ecco, rivediamo. Verkauteren ha tirato. Grande intervento di Zoff, che fa perdonare appieno al portiere della Juventus e della Nazionale. E adesso abbiamo visto una bellissima rovesciata di Geurt, centrale, parata da Zoff. Merita il primo piano riservatogli dal regista belga il nostro portiere, anche se ha avuto una piccola incertezza che ha causato il calcio d'angolo sul quale ha segnato il gol la squadra belga, che conduce per 1-0 e siamo al 31esimo minuto del primo tempo. Marocchino ha liberato De Greef dalla parte opposta, Gentile a terra su Cabrini, Cabrini su Virdis che scatta, ma alle spalle di tutti c'è Olsen. Dopo il gol è salita molto la squadra dell'Anderlecht. De Groot, lotta a centrocampo Furino, ha commesso fallo su di lui Verkauteren, è battuta la punizione. Virdis su Bredi, sulla sinistra è libero Cabrini, ecco la palla per Cabrini, cross al volo di Cabrini, è troppo avanzato per le possibilità di Marocchino e Virdis, parata il rinvio di Munaros. Lozano, Verkauteren, Brio riesce ad anticipare questa volta Geurt, pericolosissimo cross, cross a cercare la sua testa, era stato effettuato da De Groot. Marocchino, salta un uomo ma non un secondo,
esce bene Gluitens, poi Hofkens ha lasciato a Lozano. Fallo di Curino su Lozano e anche Curino viene ammonito. Secondo cartellino giallo per la Juventus, primo piano di Lozano. Ecco le immagini dell'ammonizione a Furino, 33esimo minuto del primo tempo. Lozano, colpo di testa di Tardelli, disimpegno ordinato di Cabrini, lancio su Bonini che è anticipato dal recupero di De Greis. Fallo laterale di Bonini. Predi, Cabrini, Bonini, Virdis verso Marocchino, fuori gioco. Sul rilancio di Gluitens, ecco la roccia Gerz ha mantenuto possesso di un pallone che manovra Lozano, glielo ha tolto Cabrini ma l'ha ripreso Hofkens. Adesso De Greis, il lancio è su Verkauteren, liberato De Grote, bellissimo il cross, e Cabrini mette in calcio d'angolo. Si allunga la lista dei corner, è il quinto in favore dell'Anderlecht. L'ha tirato Lozano, alza la palla Zoff e poi la riprende prima dell'arrivo di Gerz. Liberato calmissimo il danese Olsen. Hofkens riporta la palla in avanti, eccolo il servizio su Gluitens, sempre libero quando parte da lontano. Di nuovo il cross, si scontrano Verkauteren e Tardelli. Fallo del belga e calcio di punizione in favore della Juventus. Anche dopo aver subito il gol la Juventus non ha cambiato tattica, d'altra parte in partite così delicate, in queste partite che durano 180 minuti, è opportuno tatticamente difendere anche lo 0-1 pur non tralasciando occasioni per portarsi in avanti. Così come l'Anderlecht non ha modificato la sua propensione offensiva anche dopo l'1-0, continuando ad attaccare ed anzi andando vicino due volte al raddoppio, impedito da due belle parate di Zoff. Splendida la prima sul tiro ravvicinato di Verkauteren. Tardelli, Marocchino, è buono, non è fuori gioco, non è scattato la trappola, Marocchino tenta un cross e viene sciupata un'occasione creata dall'illusione del Belgio di aver messo in fuorigioco Marocchino, che invece è scattato in posizione regolare, a meno secondo quanto segnalato dal guardialinee, che ripetiamo è quello che ha fatto annullare il regolare gol di Brio segnato al decimo minuto. Punteggio è 1-0, mancano 8 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Lozano, Verkauteren riconquista la palla, Lozano indietro a De Greis, Hofkens, ottimo dribbling di Hofkens, De Grote, ancora un cross,
esce Zoff e para, mentre Prio e Geertz si ostacolavano a vicenda. Il lancio di Caprini su Fredichel fa partire Tardelli. Tiro di Tardelli, parata, Marocchino, pareggio, pareggio di Marocchino. Tiro da lontano di Tardelli. Ecco, rivediamo la fuga di Tardelli, lanciato alla perfezione da Predi. Tiro di Tardelli che Munarò para ma non trattiene. Marocchino, pareggio. È il 38esimo minuto. La Juventus ha pareggiato con Marocchino. Un gol importantissimo in trasferta. De Groot, Bonini, Scirea, torna Scirea la palla che ha rimbalzato sulle spalle di De Groot, nuovo rinvio di Scirea, questa volta il fallo laterale. Ha avuto un po' di fortuna la Juventus nell'azione del pareggio di Marocchino, ma ovviamente la sorte ancora non ha ripagato appieno il gol annullato. Ripeto, un gol che il replay ci ha mostrato regolarissimo. Tardelli, Virdis. Su Tardelli fermato da De Greef. Lozano. Kluiten per Kauteren, fallo di Bonini su Hopkins, calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. Hopkins, Kluiten, De Greef, Olsen, De Groot. Colpo di sorpresa per Kauteren, non raccoglie la palla, palla laterale. Adesso, come sempre accade in questi casi, è la Juventus che è salita e che controlla bene questo scorcio di partita alla fine del primo tempo, mentre l'Anderlecht, battuta dal gol di Marocchino, è un po' in trance. Ecco Marocchino che va via circondato da avversari. È stato spinto da Verkauteren, c'è un calcio di punizione già battuto a favore della Juventus, Verkauteren riconquista la palla, ancora Predi che tira fuori. Passaggio in avanti troppo in profondità, cerca di deviarlo Geertz, forse sfiora la palla ma è preda tranquilla di Zoff. Va a terra Marocchino su intervento di Broos. Lozano. De Greef, che aveva iniziato su Marocchino e poi è passato su Virdis. Protegge la palla Caprini, che termina sul fondo. La rimessa in gioco di Zoff e tocca la palla ancora in area di rigore Scirea, preoccupato dell'arrivo di un paio di avversari. La palla deve essere toccata soltanto fuori dell'area di rigore, come fa adesso Brio.
Birdis. Ci sono un paio di spintoni, l'arbitro non interviene e Hoskins impedisce a Bonini di toccare la palla. Calcio di punizione battuto da Bonini, che ha scambiato con Tardelli. Bonini tiene via bene, Bonini cross dalla parte opposta, non c'è nessuno, arriva Caprini, Predi, scatto di Predi, non riesce il suo cross per l'intervento di Olsen. In calcio d'angolo, ed è il primo calcio d'angolo che batte la Juventus dopo i 5. Rivediamo l'azione, siamo già in diretta dopo il calcio d'angolo. Marocchino, ripetiamo, Brous adesso è passato su Marocchino scambiandosi la guardia di Virdis con De Greef. Meno di 2 minuti alla fine del primo tempo, il punteggio è 1-1. Lozano, c'è un fallo di Virdis su Lozano, è un calcio di punizione in favore dell'Anderlecht. Sembra incaricato del tiro De Groot, eccolo, aveva pescato l'angolino alto, Zoff ci arriva e mette in calcio d'angolo. Bel tiro di punizione di De Groot, intuito da Zoff, calcio d'angolo, sta per scadere il primo tempo. Per Kauteren dalla bandierina. Ha liberato Caprini, rimette la palla in avanti Kluitens, intervento di Gentile che è intervenuto insieme con Brille che è terminato a terra. Furino, Kluitens, aveva saltato Furino e c'è l'ammonizione anche per Caprini proprio all'ultimo secondo del primo tempo. L'arbitro di spalle intento a scrivere il nome di Caprini, terzo ammonito dopo Brio e Furino. Calcio di punizione di Kluitens. Ha ribattuto Gentile il tiro di Brille, poi per Kauteren da fuori aria tenta la parabola pericolosissima che passa alta sulla traversa. Si è già giocato 1 minuto di più nel corso del primo tempo. Ed ecco che l'arbitro White comanda la fine del primo tempo. Primo tempo che termina per... Ancora qualche guaio con l'audio qui. 1-1 con i gol che sono stati segnati da Goertz per l'Anderlecht al 25esimo e il pareggio di Marocchino al 38esimo. Ora la Juventus è alla sinistra dei nostri teleschermi, non ci sono cambiamenti. De Groot si è liberato
area, è stato fermato all'ultimo momento De Greef. Olsen, l'intervento di Tardelli. Un'altra edizione del duello fra Brio e Goertz, che non è cattivo assolutamente, però è violento, è fatto di resistenza, di spallate, dovuto al fatto che entrambi i giocatori possiedono un notevole fisico. Furino, Bredi. Hanno paura a scattare i giocatori da Juventus per il fuorigioco. Marocchino, su di lui Bros, è Marocchino che ha portato la palla fuori, è in possesso ora del libero Olsen. Lozano, ecco il lancio di Lozano su De Groot. Colpo di tacco di Tardelli, Furino, fallo di De Grote su Furino e calcio di punizione. Aveva cominciato molto bene la Juventus, controllando gli avversari, andando anche in gol con Brio, un gol annullato se per un fuorigioco inesistente, se per un altro fallo che noi non abbiamo visto, non so. Poi su un facile tiro Zoffe si lasciava sfuggire la palla, un peccato veniale, palla che terminava in calcio d'angolo, ma su questo calcio d'angolo con una splendida elevazione Goertz portava in vantaggio i suoi. Per Kauteren c'è uno scontro fra Bozzano e Bonini. Fallo di punizione dal limite in favore dell'Anderlecht. Sbandava un po' la Juventus, dicevo, dopo essere passata in svantaggio, ma poi man mano si riprendeva e riusciva a ottenere il prezioso gol dell'1-1 al 38esimo, quando su una lunga fuga di Tardelli, ben lanciato da Bredi, c'era il tiro di Tardelli non trattenuto da Unaron e sveltissimo Marocchino che procedeva in velocità, metteva dentro. Finta di Lozano, tiro di De Groot, poi ancora un tiro di Goertz, sveltissimo in mischia, che alza però la palla oltre la traversa. Mentre vediamo che dalla panchina belga sta scaldandosi Peterson, è l'islandese che dovrebbe rilevare Goertz, che per solito gioca un tempo e qualcosa di più, e poi viene rilevato dall'agilissimo Peterson. Verkauteren, Lozano, caricato Furino, forse irregolarmente, perde la palla, rimessa in gioco dei belgi. Verkauteren, pallone pericoloso in area, intervengono insieme Furino e Scirea e Brio, e la palla in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina del secondo tempo. Il conto dei corner nel primo tempo era stato di 6-1, quindi questo è il settimo per i belgi, è il quinto minuto del secondo tempo, il punteggio è 1-1. Dalla bandierina Lozano, colpo di testa di Scirea, Bredi imposta un contropiede, lo affianca Marocchino, il passaggio è a Virdis, verso Marocchino, anticipato però dal suo nuovo difensore Bros, che per tutto il primo tempo aveva marcato Marocchino De Greef, ma dopo il gol è stato Bros andare su Marocchino. Kluitens, Bonini ferma un pallone indirizzato a Goertz, il quale, ripetiamo, secondo logica sta per essere rilevato da Peterson. Thank you.
Bellissimo lo stop di De Groot, il passaggio a Geurts, fallo su di lui da parte di Brio. Calcio di punizione di De Groot. Sfiora la palla Tardelli, a uno strano rimbalzo, rimette fuori Scirea, in avanti Bros, colpo di testa di Gentile, di Caprini, Marocchino a terra, recupera subito su di lui Bros, fallo laterale assegnato all'Anderlecht. De Groot, Lozano, malinteso con De Groot e palla sul fondo. La rimessa in gioco di Zoff, il colpo di testa di Verkauteren, Lozano, dominatore del centrocampo questo spagnolo che gioca nell'Anderlecht, colpo di testa di Furino sul lancio di De Groot, Virdis, Marocchino, Tardelli, Virdis, batte il calcio di punizione Virdis che era stato preso per la maglietta, avanza Virdis, molto bello il suo slalom, servizio per Marocchino. Al centro dell'area c'è Predi, Marocchino cerca lo spazio per il cross che non trova, va a terra e ancora Lozano riporta in avanti i suoi. De Greef, Verkauteren, aggirato da Scirea che mette in palo laterale, Verkauteren, De Greef, Lozano. Verkauteren fugge la palla a Caprini, ha tirato Kluitens, Caprini sul rilancio di Predi, Marocchino malinteso con Caprini, Kluitens e risolve Predi, passaggio indietro a Zoff. Nel primo tempo dobbiamo ricordare tre splendidi interventi di Zoff, uno sul tiro ravvicinato di Verkauteren. E due su calci di punizione. De Groot, ancora un pallone in area, il colpo di testa di Scirea, lo stop di Predi, è stata tolta la palla a Predi, la riconquista Gentile, alle spalle di Gentile c'è Kluitens, nuovo cross in area, colpo di testa di Geurts, prosegue l'azione, recupera Marocchino, levando la palla ad Olsen, Bonini, ancora Bonini sul tocco di Caprini, Virdis, Predi, Virdis, Kluitens in controazione, Lozano, Verkauteren, De Groot, il tiro di Brille deviato in calcio d'angolo distinto da Gentile, è l'ottavo tiro dalla bandierina, mentre
c'è una sostituzione. Trapattoni richiama Tardelli e lo sostituisce con Prandelli. Ecco, Prandelli con il numero 15 ha preso il posto di Tardelli al 12° minuto. Verkauteren riprende il gioco, colpo di testa di Furino, poi ha allontanato Cabrini. Sofferente Tardelli da qualche minuto, ha chiesto e ottenuto il cambio. Lozano. Gentile in calcio d'angolo per prevenire il consueto inserimento di Gluitens. C'è un po' la spina nel fianco della difesa juventina. Ed ecco che entra Petursen, ma non al posto di Goerth, come sempre accade nell'Anderlecht, piuttosto al posto di Brille. In effetti Brille era stato quasi nullo, ora è stato sostituito dall'islandese Petursen. È stato Marocchino al limite dell'area ad allontanare, un momento in cui la Juventus si difende tutta al limite della propria area. Lozano. Bonini ferma Lozano e Marocchino in fallo laterale. La rimessa in gioco di De Groot. De Graeff. Broos. Ecco il primo pallone per Petursen. Aveva saltato Gentile, è stato fermato da Scirea. Marocchino. Scatta Prandelli sul rimpallo fra Marocchino e Broos. Neutralizzata il contropiede della Juventus, ecco Lozano ancora una volta in avanti. Ha saltato prima Bredi, poi Virdis. Chiama in avanti anche De Graeff. Sulla sinistra De Groot. Ecco che spiove il pallone in area. Lozano spinge nettamente. Colpisce la palla mandandola in fallo di fondo, però l'arbitro ha visto l'intervento irregolare di Lozano ai danni di Scirea e c'è il calcio di punizione che vediamo battere da Zoff e Scirea. E siamo al 15° del secondo tempo con le squadre sull'1-1. Olsen, Gluitens, Petursen, mette al centro un bellissimo pallone Petursen e sul rimpallo c'è una respinta di Prandelli che colpisce alle spalle e va in gol. Una respinta di Prandelli ha ribattuto sui piedi di Goerth e l'Anderlecht passa in vantaggio al 16° del secondo tempo. Ecco, rivediamo l'azione. Petursen mette al centro un bel pallone, tocca Prandelli, vedete, poi anzi è stato Scirea che ha tentato il rinvio e Scirea ha tentato il rinvio, ha colpito ai piedi di Goerth e la palla è terminata in gol. 2-1 per al 16° del secondo tempo.
con un rinvio, ha colpito invece proprio i piedi di Goertz. E la palla è andata in gol. Il gioco su Prandelli, piove la palla in aria, il colpo di testa di Olsen. Hawkins, Luitens, Petursen, Luitens al centro, un pallone che Caprini mette in calcio d'angolo. È il decimo tiro dalla bandierina dell'Anderlecht. Sta vivendo il momento migliore della partita. Lui dentro. Ha giocato per un soffio di tempo con la Anderlecht. Per freddezza, linea di fondo, ha indirizzato un pallone in porta. La palla Lozano De Croce disse Goertz si aiuta con la mano. Goertz calcio di punizione in favore della Juventus. Colpisce la palla Pros, cerca di approfittarne Prandelli, questa volta stava per scattare Marocchino, sempre sul filo del fuorigioco. Il guardaline non aveva fischiato, ma Marocchino non è riuscito a raggiungere la palla. Lozano sempre in forcing, l'Anderlecht, momento molto delicato per la difesa della Juventus. Scatta Goertz, si butta a terra nel contrasto con Brio. Sembrato proprio scena del belga. Brio non spingeva più di quanto non spingesse il suo avversario. Triangolo Furino, Bonini, Prandelli. Persa la palla da Prandelli, la mantiene Bonini, la serve però involontariamente a Peterson. Ecco che viene in avanti e manca la palla. Colto in contropiede di Greff. Bonini, Furino, persa la palla a centrocampo, riparte l'Anderlecht con Lozano. Scirea lascia Zoff. Furino, Prandelli, Predi, Caprini. Rinvio di De Greff, la palla rimane alla Juventus con Caprini che ha ricevuto da Gentile, in scivolata Kluitens in palo laterale.
allentata la pressione dell'Anderlecht, che durava ininterrotta dall'inizio del secondo tempo, in una fase della partita in cui la Juventus sente in notevole misura la mancanza di Bettega. De Groot, Ofkent, Lozano, pasticciano, i giocatori belgi perdono la palla, prova il contropiede Virtis affidando a Bredi, lancio verso Marocchino, è lunghissimo il pallone, accorre anche il portiere e puntualmente sventola il guardalinee, era il fuorigioco Marocchino. È il 25° minuto. Lozano per Kauteren, va a terra per Kauteren, rimane a terra ma accenna a rialzarsi, niente di grave. Bredi, Gentile, Bonini, Gentile, Bonini, Prandelli, Virdis, Bredi. Virdis arriva sul pallone ribattuto corto da Muraron e lo alza sulla traversa. Era il gran tiro di Bredi, la palla spinta da Muraron, arriva Virdis, potrebbe essere la ripetizione dell'azione che ha consentito il pareggio a Marocchino, invece Virdis ha alzato la palla altissima sulla traversa, pasticcia Gluitens mettendo la palla fuori per questa rimessa in gioco di Cabrini su Scirea. Marocchino, Virdis ferma la palla per Kauters, Lozano e Scirea, prima ferma poi disimpegna su Zoff. Ancora un cambiamento di microfono qui intorno a me e va sul fondo il tentativo di Marocchino. Era stata effettuata con palla in movimento la rimessa. De Groot libera Furino su Bozano. De Greef, Geurts, rimessa in gioco di Brio, Scirea, Zoff. 25 minuti del secondo tempo, l'Anderlecht conduce per 2-1. Prandelli, fallo su Prandelli che è stato trattonato, preso per la maglia. Punizione in favore della Juventus. L'Anderlecht sta facendo scaltare un altro giocatore, dovrebbe essere De Zutter. Bredi verso Prandelli, fermato all'ingresso dell'area di rigore, rincorre la palla Bonini, Furino, è in fuorigioco non Bonini cui era diretta la palla ma Virdis, Marocchino al centro dello schieramento della Juventus. Hopkins, Lozano, De Greef, De Groot,
sfiora la palla Goertz ancora una volta. Olsen, De Groot, va via bene De Groot, fermato da Scirea, marocchino, Scirea, Virdis, Bonini, Furino, Virdis, Frandelli verso Virdis, esce il portiere fuori area con i piedi, questa volta era in posizione regolare Virdis. Subito contrattacco dell'Anderlecht fermato da Scirea. Hofkens, tiro di Hofkens senza pretese. Manca poco più di un quarto d'ora alla fine e la Juventus sembra tatticamente impostata a mantenere il minimo scarto. De Groot, Hofkens chiama in avanti Kluitens, ancora parte da lontano Kluitens, colpo di testa di Scirea. Virdis, Bredi, fermato Bonini, cross e Peterson, manca un gol fatto sul cross di De Greef. Ecco Peterson, l'islandese, rivediamo il cross di De Greef, vedete la palla salta tutto lo schioramento e va Peterson che tenta il tiro al volo e manda sul fondo. Marocchino, Virdis ancora verso Marocchino, il recupero di Kluitens a cui adesso Munarona ha affidato il pallone, neutralizza questa puntata juventina, riparte ancora Kluitens. Goertz, marocchino, solo marocchino, arriva stanco al momento del dribbling risolutore, lo perde. De Groot, Goertz con brio, questa volta c'era un fallo di Goertz su brio, non rilevato, è fuori però il pallone, lo ha condotto fuori per Kauterer. La rimessa in gioco di Furino, riconquista un pallone per Kauteren, lo mette al centro e Gentile vola, sfiora l'autogol, ma salva una pericolosissima possibile deviazione di Peterson che difficilmente avrebbe sbagliato una seconda volta. È l'undicesimo calcio d'angolo in favore l'arbitro ha fatto sedere sulla panchina il belga che stava scaldandosi. Parazov sul tiro dalla bandierina di Verkauteren ed è il 31esimo minuto del secondo tempo, 2-1 per l'Anderlecht. Bredi, Virdis, travolto Virdis da un colpo di testa di De Greef. Lozano, Verkauteren,
Prandelli lo ha fermato al momento della rifinitura decisiva. Non rischia Bros sulla correre di Marocchino in fallo laterale. Lozano. C'è un fallo di Virdis alle spalle di Lozano, calcio di punizione è in favore dell'Anderlecht. Affidato a De Grote il calcio di punizione. Libera Scirea. Virdis non può che effettuare un rinvio ripreso da Olsen. Cabrini ferma Kluitens. Quando i due sono a contatto Cabrini ha sempre la meglio, soltanto che quando il belga parte da lontano Cabrini tenta a incontrarlo. Adesso Cabrini è stato messo a terra da Kluitens. Calcio di punizione in favore della Juventus. È il 33esimo minuto. Bredi, cross di Bredi, non riesce a raccogliere la palla Virdis, la rincorre Bonini. Il cross di Prandelli, colpo di testa di Olsen per Kauteren. Goertz. È involontario, dice l'arbitro, e ha ragione, questo fallo di mano di Hopkins. Virdis, Furino, Scirea subito a Marocchino, altrimenti va in fuorigioco. Ecco Marocchino. È stato fermato da Bros. Per Kauteren e Kluitens in avanti, ancora un attacco. Goertz, Lozano, per Kauteren, gran tiro di Per Kauteren e parata di Zoff a 10 minuti dalla fine. Sta ripetutamente sfiorando l'Anderlecht, la terza segnatura, che imprimerebbe un indirizzo diverso all'incontro di ritorno. Persa la palla da Kluitens, Marocchino, Furino. Ancora un fuorigioco fischiato non a Virdis, che forse era scattato dalla sua metà campo, ma a Marocchino, che stava rientrando nella metà campo della Juventus, in quanto i giocatori dell'Anderlecht si erano portati tutti quanti sulla linea che delimita la metà campo, al di qua della quale, come sapete, non c'è fuorigioco. Colpo di testa di Gentile per Kauteren. Ha liberato Brio, Bredi, Prandelli. Prandelli tenta di aggirare De Greff, che lo mette a terra. Calcio di punizione in favore del Juventus. Passaggio di Furino, è stato fermato da un colpo di testa di De Greff.
Poi c'è Peterson che alza pericolosamente la gamba e colpisce alla testa Gentile. Incidente a Gentile, in gioco pericoloso. Si è scontrato con Peterson. Come vedete, in questa fase della partita la Juventus sta accuratamente tentando di mantenere il minimo scarto, l'1-2, così come nel secondo tempo aveva cominciato nel tentativo di mantenere l'1-1. In effetti il minimo scarto può essere ribaltato nell'incontro di ritorno. In fin dei conti la Juventus ha segnato un gol qui. Quindi nell'incontro di ritorno, qualora si fermasse il risultato sull'1-2 attuale, basterebbe l'1-0 in favore della Juventus. Prandelli, bello il suo dribbling, il cross, Olsen, Bonini, cambia gioco Bonini, ha liberato Broos, Peterson per Hofkens, fermato da Scirea, questa volta il rimpallo è favorevole a Scirea. Virdis, Marocchino, Cabrini, Bredi, riconquista la palla Lozano, cambia gioco, difende benissimo la palla, dovremmo indicarlo Lozano come il migliore in campo. Ecco il cross di De Grote, Gers, libera Scirea, riprende De Grote, Lozano, tunnel. C'è fallo di Bonini su Lozano che stava entrando in area di rigore. Incidente a Lozano al 39esimo minuto. Lozano e De Groot, la rincorsa di Lozano, tiro è alto, ha cercato il crocio dei pali sulla destra di Zoff, pallone decisamente alto. 5 minuti alla fine. Con il colpo di testa di Hofkens, De Groot lunghissimo indietro al portiere, ora anche l'Anderlecht rinfodera le sue ambizioni, è andata vicino al terzo gol, non lo ha segnato, adesso non intende rischiare, anche perché appare abbastanza provato, come del resto è provata la Juventus. Lozano, il rimpallo, manda la palla su De Groot. Gers, interviene Verkauteren, palla buona, cross di Verkauteren, ferma Brio, De Groot, primo tiro, Furino gli impedisce il secondo, libera Bonini, bella azione di testa, Hofkens cambia gioco a beneficio di Kluitens, piove ancora un pericoloso pallone in area. C'è un fallo di Gers che si è liberato un po' troppo violentemente di Gentile questa volta. L'arbitro ha interrotto il gioco, è stato vano il tiro da lontano di Hofkens che peraltro Zoff aveva parato.
Freddy, l'apertura su Marocchino, rincorso da Prost. Marocchino, bello il suo dribbling, ma è sbilenco il cross. Lozano, poi bella la finta di Gluitens. Aveva saltato Cabrini, ma Furino lo strattona. Calcio di punizione affidato a Lozano. Colpo di testa di Peterson, ne viene fuori un pallone che non preoccupa certo Zoff. Una sola parata del portiere juventino nel secondo tempo, invece quattro interventi, di cui due molto difficili nel primo tempo. Marocchino, prima Bros, poi Hofkens lo fermano. Lozano, non aggancia Lozano, Prandelli. Fermato il passaggio di Prandelli, forse con una mano da De Greef. Verkauteren, ancora un pallone, colpo di testa di Goertz, poi allontanato Cabrini, ma riprende ancora Hofkens, Gluitens. La palla colpisce Cabrini e va in calcio d'angolo. Sta per entrare Fanna. Nessuno degli juventini vede le segnalazioni di Trappattoni, che vuole far entrare Fanna. Si scontrano Furino e Prandelli. Zoffere spinge a pugno ed è il terzo gol segnato da Verkauteren. Verkauteren a due minuti dalla fine, 43esimo. Ecco, rivedete l'azione, si sono scontrati Furino e Prandelli. Zoffere spinge di pugno. La palla arriva dove Verkauteren è scorsa, batte in mischia, la palla passa fra 100 piedi e termina in gol. Forse presentiva Trappattoni quello che stava per succedere e voleva spezzare l'azione facendo intervenire Fanna, cosa che fa adesso. Entra Fanna al posto di Marocchino, ma il tempo sta per scadere, manca un minuto. Peccato, perché il 2-1 era un risultato migliore ancora di quello di Glasgow, in quanto al ritorno la Juventus poteva abbassare l'1-0. 3-1 è un po' più complicato, obbligherà la Juventus a una partita di ritorno estremamente difficile e impegnativa. Niente è ovviamente deciso, ma il 4 novembre al Comunale di Torino la Juventus dovrà sfoderare un grande incontro per superare il turno. Verkauteren ancora in area, esce Zoff. Il tempo regolamentare scade in questo istante. Lanciato Virtis, ma fa in tempo a recuperare Olsen. Poi c'è un fallo di Prandelli ai danni di Goertz. Prandelli, ed ecco il fischio finale. Andata degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni, l'Anderlecht supera la Juventus per 3-1 nella partita di andata. Goertz al 25esimo del primo tempo, Marocchino al 38esimo del primo tempo. Nella ripresa